Mes amis, ma tournée dans le Piémont continue encore et encore. Eh oui, je suis devenu un fou amoureux du Piémont. Et je suis venu voir, je pense, une des expressions les plus fines, les plus élégantes et encore une fois les plus authentiques du Nebbiolo, qui est un cépage absolument fabuleux. Et je suis venu dans le quartier de Monte Stefano à Barbaresco. Et pour parler de ce cépage et de ses vins, je ne suis pas venu voir n'importe qui. Là, je suis venu voir un cador de l'expression du Nebbiolo, qui est Teobaldo Arrivello. Teobaldo, comment stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Voilà. J'aimerais qu'en quelques mots, tu puisses te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, parler un peu de ta famille, de tes origines. Va bene, io sono Teobaldo Arrivello, sono nato qua nel dopoguerra, sono sempre vissuto qua. I miei genitori facevano già, sempre fatto la vigna, il vino, poi quando io... una certa età ho cominciato a imbottigliare quando è stata fatta la prima DOP per il Barbaresco, quindi la prima annata ho messo il Barbaresco in bottiglia nel 1967. Sì. Dopodiché abbiamo sempre continuato, siamo sempre stati una piccola azienda volutamente perché... Due ettari, perché la nostra, la mia filosofia è quella, fare tutto dalla A alla Z, quindi... classico vignaiolo che fa tutto lui, quindi non si la potrebbe... La pura espressione del Nebbiolo. Esattamente. Poi mi piace fare qualità, la qualità si fa in vigna, secondo me, io la vedo così, quindi non si può fare di più. On est allé voir la vigne de Teobaldo et la manière de travailler est on ne peut plus pure, on ne peut plus droite. Pas d'insecticide? Non, assolutamente. Pas d'antipourriture? Assolutamente. Un travail biologique. Assolutamente sì. Io per mia, io e mia moglie, che mia collabora con me in tutto, abbiamo proprio per mentalità non avvelenarci noi, non usare erbicidi, insetticidi, continui chimici, eccetera. Usiamo chiaramente rame e zolfo perché qualcosa bisogna pur farlo per difendersi, è il minimo che si può fare. Tutte cose abbastanza blande, preventive, quindi facciamo così. Aumenta molto il lavoro, però si ha soddisfazione di fare un prodotto di quelli che sono... Una bella espressione. Esattamente. En tout cas, je suis allé faire un tour dans cette vigne. Les rameaux sont bruns, vigoureux. Une vigne qui se tient bien, un sol souple que d'ailleurs tu vas labourer, je vais dire, une fois par an pour décompacter le sol. Hein? Et au résultat, eh bien, on a ça, on a un Barbaresco 2008 où on a vraiment la plus pure expression du Nebbiolo, qui est un peu de prune, un peu sauvage, avec des petites odeurs fumées, qui est un peu, je pense, la typicité du terroir de Monte Stefano, avec ses petites notes fumées, beaucoup d'élégance, parce que tu fais des macérations de 20-25 jours à peu près, c'est ça, des élevages de 34 mois en foudre, donc pas de fût neuf, amateur de vin parkérien. Ne regardez pas cette vidéo, c'est pas pour vous. On a ici, en tout cas, je dirais, un vin qui, en plus de ça, est vraiment d'une longueur, d'une élégance, et qui va être d'une tenue dans le temps. Je pense que pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Nebbiolo, on ne se rendra pas bien compte que le Nebbiolo est un véritable coureur de fond, et qui va aller chercher dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, des arômes incroyables de l'armoire de la grand-mère, avec des odeurs qui vont partir sur le cèdre, sur la cire, sur la violette. Parce que la typicité du terroir de Monte Stefano, c'est à la fois des notes florales, des petites notes fumées. Et au résultat, on a vraiment une grande, grande bouteille avec des prix qui restent encore raisonnables. Tua produzione in bottiglie? La produzione è 8.000-8.500 bottiglie, perché io faccio molto di radamento in estate, tutto in funzione della qualità naturalmente. Quindi le produzioni sono sempre basse, poi facciamo la vinificazione più che tradizionale, 20-25 giorni di fermentazione e poi subito malolattica, chiaro, 30-34 mesi di affinamento in botti grandi, possibilmente non nuove, devono avere le caratteristiche giuste, pulite eccetera, però devono non nuove. E poi affinamento 8-10 mesi in bottiglia, quindi poi la vendita... lì sperando anche io faccio tutto il possibile per fare le cose bene, poi anche madre natura ti deve aiutare con le stagioni, se no il tuo lavoro diventa non basta, perché fare dei grandi vini naturali come
Ci sono tantissime piccole cose, tutte messe insieme fanno la diversità. Una sola non conta mai, almeno dal mio punto di vista, dalle mie esperienze. Quindi ci va viti vecchie, terreni molto evocati, per quella tipologia di vitigno, coltivare bene, non usare erbicidi, disodare il terreno. Più naturale, naturale come una volta. La semplicità. La semplicità, ecco. Il vino non ha bisogno, di grande cura in vigna. Per me, dicono l'80%, per me il 90% lo faccio in vigna. E lì poi sono contento dei miei risultati perché a me piace molto. Voilà. En fait, c'est tout simple. Un travail naturel le plus simple à la vigne, le plus simple au chai, avec des raisins et des vignes qui sont heureux d'être là où ils sont, à Monte Stefano, à Barbaresco. Je peux vous dire que sincèrement, cette balade dans le Piémont, je ne m'en lasserai jamais. Alors je vais toujours terminer et conclure de la même façon, parce que cette façon est typique, et croyez-moi, j'y crois à fond. Non è bella la vita? Sì, assolutamente. Poi il vino è una cosa che socializza molto, fa diventare amici, gente di estrazione sociale molto diversa, però unisce moltissimo, è una cosa bellissima. Ok. Arrivederci. Arrivederci, grazie a te. Ciao. Ciao. N'oubliez pas, Barbaresco Monte Stefano. A bientôt. Ciao. Ciao, ciao.